Riccardo Brosco ancora a riposo. Certo, il forfè del capitano nell'imminente match con l'Entella, andata dei quarti playoff in programma sabato all'Adriatico, inizio ore 20:30. Problema muscolare alla coscia, ma niente di rilevante. Si spera di recuperarlo per la sfida di ritorno in programma mercoledì 31 maggio a Chiavari. Al posto di Brosco giocherà Pellacani, forse Crescenzi, preferito a Cancellotti. Intanto prevendita a gonfie vele. La società ha deciso di aprire la curva sud, naturalmente destinata ai tifosi biancazzurri. In campionato l'Entella ha conquistato 79 punti, di cui 40 in trasferta, 39 in casa. A 3 giornate dall'epilogo della stagione regolare, l'aggancio alla Reggiana in vetta alla classifica del girone B. Quindi 2 pareggi contro Lucchese e Recanatese e addio ai sogni di gloria. La Reggiana non sbaglia, fa l'unplane, si prende la Serie B, mentre l'Entella chiude addirittura al terzo posto per via dello scontro diretto che premia il Cesena. 0-0 in Liguria, 4-0 in Emilia. Di certo un duro colpo per la squadra di Volpe, che nei playoff al debutto viene sconfitta a Gubbio 2-0, ma a Chiavari nel match di ritorno ribalta la situazione. Organico senza dubbio di qualità, nobilitato dalla presenza dell'uruguaiano Gaston Ramirez, cercato in estate anche dal Pescara. 33 anni da compiere, trascorsi importanti in A, in totale 173 presenze e 26 gol con le maglie di Samp e Bologna. Nelle immagini la prodezza contro gli Umbri. Non solo Ramirez, anche Clemenza, al pari degli attaccanti Zamparo e Fagioli, abruzzese di penne. E poi soprattutto l'italo-albanese Silvio Mercai, 26 anni a dicembre, 15 gol in stagione, punta che ama svariare, particolarmente incline ad attaccare gli spazi e a pressare tantissimo gli avversari in fase di non possesso. Il tecnico Gennaro Volpe recupera l'esperto Pellizzer, ma perde per infortunio Chiosa, elemento chiave della retroguardia. Non al meglio per acciacchi di varia natura Tencorang, Barlocco e Simone Tascone. Sistema di gioco utilizzato nell'ultima sfida 3-4-2-1. A centrocampo Corbari è uno dei tanti ex, e il 36enne Andrea Paolucci, abruzzese di Tollo. Sulle fasce Zappella a destra e Tomaselli a sinistra, tra le linee Clemenza e Ramirez, a ridosso di Mercai, che sino a 3 stagioni fa, a campionato 2020-21, militava in Serie D nel Basto Girardi. Ben 9 i diffidati: Sadichi, Borra, Siatunis, Corbari, Reali, Tascone, Manzi, Mercai e Ramirez. 7 invece biancazzurri a rischio squalifica: Plizzari, Mesic, Milani, Palmiero, Colai, Lescano e Brosco. Per passare il turno il Pescara dovrà vincere almeno una delle due gare. Il doppio pareggio al 90esimo, non sono previsti tempi supplementari, premierebbe infatti l'Entella in quanto testa di serie.